Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Continuiamo la nostra rassegna riguardante i channel strips da usare all'interno dei nostri mix. Rimaniamo ancora nel campo acustica audio e questa volta ci occupiamo di Cola. Dopo Navy e Send non potevamo non testarlo. A dir la verità, ho già di mio una certa riverenza nei confronti di questa emulazione perché proprio il Kadak è il mio banco mixer preferito. Rarissimo e difficile da provare, è a mio giudizio forse il miglior banco analogico creato negli anni 70. Il suo preamplificatore è unico nel colore armonico. Lo stadio di somma e compressione sono molto ben bilanciati e gradevoli soprattutto sugli strumenti acustici. Non a caso fu console preferita dei Queen, AC/DC, Clash, eccetera eccetera. Cola offre l'emulazione di 5 sezioni distinte di questa console, suddivise in Cola 228, eccolo qui, un equalizzatore a 3 bande, attivabile dai suoi pulsanti. Vedremo poi come utilizzarlo nel dettaglio nella sezione che troviamo nel channel strip. Il Cola 415, che vediamo qui sotto, un preamplificatore valvolare con 3 bande ed un equalizzatore passivo. Il 1671, un equalizzatore grafico al germanio. Ed il compressore A505 limiter discreto, che troviamo anch'esso all'interno della nostra channel strip. Passiamo all'analisi rapida dell'interfaccia, perché poi utilizzeremo la nostra channel strip di Cola. Troviamo qui a sinistra immediatamente la sezione di equalizzazione, dove avremo appunto High Filter e Medium. Accendendoli possiamo accedere alla selezione della nostra frequenza su cui intervenire all'enfatizzazione o diminuzione dei dB relativi alla frequenza. Possiamo inoltre trasformare sia il low frequency in versione shelf, come anche lo stesso può accadere per le high frequency. Medium frequency fa riferimento appunto alle frequenze medie che possono essere individuate facilmente. Facciamo attenzione perché, come sul banco originale, tutti i controlli sono al contrario. Come vediamo, infatti, passiamo dalle frequenze più basse a quelle più alte in maniera assolutamente contraria. Ma comunque è un problema superabile in poco tempo. Una volta individuati i controlli è semplice poi organizzarsi per poterli utilizzare. Troviamo subito a destra e al centro della nostra interfaccia la sezione di preamplificazione, dove abbiamo appunto un controllo di input trim che va da più a meno. Il nostro selettore dei preamplificatori, una volta accesi, possiamo scegliere tra preamplificazione, linea e preamplificatore microfonico, dove possiamo poi scegliere i diversi percorsi di segnale da utilizzare. Sotto troviamo l'output compensation. Infine a destra troviamo la sezione di compressione, che possiamo utilizzare quindi sia sul singolo canale sia sul master bus qualora ne avessimo bisogno. Nella sezione mic troviamo diversi tipi di preamplificatori microfonici, infatti uno fa riferimento al preamplificatore del Cola EQ228, il 2 fa riferimento sempre al 228 ma in modalità line, 3 fa riferimento alla sezione di pre derivata dal Cola 1671, il 4 al C415 ed infine il 5 fa riferimento alla sezione di pre derivata dal compressore 228. Quindi occhio al tipo di colore che andiamo ricercando per poter poi enfatizzare alcune od altre frequenze. Ma andiamo ad ascoltare che cosa fa effettivamente il nostro banco Kadak virtuale. Enfatizziamo leggermente le frequenze basse sugli 80. Stiamo lavorando su un arrangiamento sempre elettronico. E accendiamo il compressore per bilanciare al meglio il rumbling della cassa. Ascoltiamo l'arrangiamento completo. Con e senza i plugin. Questo era il mix originale.
Rispetto al Navy 2 troviamo una linearità migliore, quindi meno colore rispetto al Navy, quindi un banco che possiede sì delle caratteristiche timbriche, ma molto più dettagliate rispetto a quelli prodotti da NIV, API, eccetera, eccetera. Vediamo anche l'intervento che ho eseguito sul basso, in questo caso. Ho enfatizzato leggermente le frequenze sui 10.000, aggiungendo qualche dB, e aumentato sempre di 1 dB circa la frequenza sui 120. Il preamplificatore non sta lavorando in questo caso, ma il compressore sì. Notiamo bene le frequenze centrali, quindi del canale mid, riguardanti i bassi e i medio bassi. Notiamo infatti più tridimensionalità. Spettacolare. Rimettiamolo insieme alla cassa. Togliamo il colore alla cassa. Più profondità in generale, come possiamo notare. Alle tastiere ho donato uno shelfing sulle alte, sempre minimo, quindi gli interventi che sto facendo non sono estremamente invasivi, ma significativi per il mix, come notiamo. Qui al lato tengo aperto il mio performance monitor per verificare l'effettivo consumo di ogni singolo channel strip. Come vediamo, sono caricati su tutti i canali. Anche i loop subiscono una variazione sulle frequenze alte. Dove ho esagerato le frequenze medie e alte, quindi ho tagliato un po' di medi, tolto un po' di sensazione inscatolata sul pad e reso un po' più aperto. Possiamo ora passare all'utilizzo del compressore sul Master Bus. Squasciamo un po' il nostro segnale. Come vediamo, lo Schmod può uccidere il transiente o restituirlo, rallentando appunto l'attacco. Tagliamo i filtri sopra i 100, lasciando liberi i bassi. Esageriamo col threshold. Recuperiamo un po' e diventiamo paralleli. Quindi restituiamo un po' di naturalezza al mix. Li ascoltiamo con basse più libere, gluing più controllato. Un eccellente compressore proprio adatto al gluing sul master e sui bass. Facciamo proprio caso a come le basse vengono controllate.
il compressore non colora il segnale in ingresso, quindi non abbiamo una variazione armonica come accade con altri compressori. Siamo l'RMS. Siamo ancora in un'ottima situazione di gain staging per poter poi, ad esempio, utilizzare un altro compressore sempre dedicato a questo tipo di sound come il Violet di Acoustic Audio. Lo vedremo poi in un altro tutorial. Cola quindi ci restituisce i fasti di una console vintage incredibile di cui sentivamo veramente la mancanza, perché proprio grazie alla sua linearità e al trattamento che ha su tutti gli strumenti, non soltanto quelli acustici ma anche quelli elettronici, permette di avere sempre un mix sotto controllo, riuscendo a lavorare di fino proprio per migliorare anche le fasi di mastering. Acquisto quindi straconsigliato. Vi consiglio ovviamente di scaricare la demo, di utilizzare le vostre cuffie preferite per ascoltare i miei tutorial e, come vediamo, infine riusciamo ad aprirne diverse sessioni anche su un vecchio Mac Pro, perché grazie all'ottimizzazione del Core 13 Cola è diventato meno avido di risorse del processore. Anche in questo caso possiamo utilizzare la versione Zero Latency che troviamo sempre nella cartella plugin, adatta al recording vero e proprio. Mentre nelle fasi di mix possiamo utilizzare tranquillamente la versione standard, sia VST sia Audio Unit. Spero che questa lezione tutorial vi sia stata utile, vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra. Nei prossimi tutorial utilizzeremo e analizzeremo la channel strip API chiamata Pink. Ciao, a presto!